aver ripristinato la democrazia ordinaria di una grande comunità democratica credo che sia un fatto politicamente rilevante, soprattutto in questo territorio, un territorio che è quello purtroppo più abbandonato, diciamo, il territorio più negletto della nostra regione, che ha una serie di problematiche. Avere il partito strutturato, organizzato, che funziona, significa innanzitutto ricostruire nel territorio un tessuto democratico e una capacità di reazione anche in merito ai diversi problemi che abbiamo, dalla sanità al lavoro, alle zone interne, alle infrastrutture. Quindi io penso, credo, considero questo passaggio del ripristino, diciamo, della democrazia ordinaria un fatto politicamente rilevante che può dare, diciamo, un input positivo non solo al partito ma all'insieme della politica vibonese. E si riparte sempre con l'intento di ricostruire, di tenere tutti quanti insieme. La nostra è una comunità democratica, plurale, articolata. Cioè, la nostra è una comunità nella quale si discute, si ragiona con i militanti, gli iscritti hanno un ruolo, hanno una funzione rispetto a tanti altri partiti che magari i congressi non li, come dire, non li svolgono, o quando li svolgono magari gli iscritti non hanno questo protagonismo attivo come ce l'hanno nella comunità democratica del nostro partito, diciamo. Naturalmente il dissenso è un valore, un patrimonio democratico importante che noi terremo tutti quanti, a partire dal segretario, in debita considerazione, ma l'obiettivo finale è quello di ricostruire un clima nel quale noi ci candidiamo, diciamo, a costruire l'alternativa nella città alle centrodestra e rappresentare nel territorio vibonese un grande punto di riferimento e di garanzia soprattutto per i soggetti più deboli e per l'insieme della collettività vibonese, insomma. Il cambiamento profondo che abbiamo vissuto in questi anni tutti quanti, diciamo, è cambiato tutto, è cambiata la struttura produttiva, economica, sociale, politica, istituzionale, diciamo, ed è chiaro che oggi la militanza attiva al partito, con quel sentimento di antipolitica che abbiamo conosciuto nel corso di questi anni, si è fortemente affievolita. Quindi vedere ancora oggi delle persone che nonostante tutto continuano ad iscriversi, a militare generosamente in un partito, non c'è che, come dire, prendere atto e valorizzarla positivamente, diciamo. Ecco, quindi io mi auguro che questa nuova fase, questa nuova stagione possa indurre ad un interesse, ad un coinvolgimento maggiore in maniera tale che i cittadini ritornino ad essere protagonisti della vita politica attiva di questo territorio. Città Comune Capoluogo, diciamo, è un punto nevralgico fondamentale, da tantissimi anni governa il centrodestra, il centrosinistra si dovrà attrezzare, ci attrezzeremo, così come ha detto molto bene Nicola, diciamo, con questo progetto di rigenerazione politica del nostro partito, e naturalmente apriremo, come dire, un cantiere che cercherà di coinvolgere tutte le forze a sinistra, tutte le forze del centro-sinistra, aperte alla società civile, all'elettorato moderato, perché siamo convinti e siamo sicuri che il clima politico del Paese è di fatto oggettivamente molto cambiato, diciamo. Si sta affievolendo la spinta qualunquistica, si sta affievolendo la spinta sovranista e credo che il Partito Democratico si candida a diventare l'unico vero partito che può essere in grado di costruire l'alternativa al centrodestra in Calabria e nella città di Vibo Valentia.